Torna alla ribalta con un film sulla sua vita. Il cofondatore della Apple, Steve Wozniak, continua a portare in tutto il mondo la propria testimonianza. Anche lui, è un visionario e un oratore molto richiesto, tiene conferenze ovunque. Loretta Dal Pozzo lo ha incontrato proprio in una di queste occasioni a Singapore, dove ha parlato del futuro della tecnologia e di Apple senza Steve Jobs. Buongiorno. Steve Wozniak, l'uomo che ha inventato il personal computer, è a Singapore per parlare di innovazioni e rivoluzioni e noi gli abbiamo chiesto quale sarà la prossima invenzione che cambierà la nostra vita. Penso che molto dipenda dai sentimenti, dalle emozioni, penso che l'elaborazione verbale sarà il prossimo grande passo dell'informatica. Oggi parliamo già al nostro telefono, gli Android hanno queste caratteristiche, Apple ha Siri e parliamo spontaneamente al computer senza dover adattare i nostri pensieri. Il sistema non è ancora perfetto ma è chiaro che questi computer stanno diventando sempre più degli amici umani. In Asia, in Cina in particolare dove Apple e Samsung si danno battaglia, Apple continuerà a fissare gli standard tecnologici malgrado la competizione? Sono contento che Samsung faccia dei buoni prodotti di qualsiasi tipo e per quanto riguarda i suoi telefoni sono contento che sia stata Apple a dare a Samsung le idee, l'esempio. La mia vita è cambiata così tanto con questi prodotti che non mi interessa chi li abbia fatti. Una compagnia non dovrebbe cambiare la propria cultura a seconda delle oscillazioni del mercato o del successo. Una compagnia dovrebbe avere dei valori fondamentali che rimangono costanti nel tempo. Apple ha dei prodotti che arricchiscono la vita e l'esperienza dei suoi consumatori e questo non cambierà. Cosa pensa del modo in cui la tecnologia ha cambiato le relazioni personali? La gente si manda email o messaggini anche se è seduta nello stesso ufficio. Talking to each other. Oggi, per quasi tutto ciò che facciamo, c'è qualcuno che crea un'app. Cosa posso fare affinché questo computer faciliti l'attività di quella persona? La nostra vita è cambiata in modo inimmaginabile, è un'onda che non si può fermare. Anzi, è per questo che la gente tanto adora Steve Jobs e ciò che con Apple ha portato nella nostra società. Cosa pensa invece del caso Snowden, del fatto che la tecnologia che lei ha costruito è usata oggi per spiare la gente? Mi fa sentire male, triste e colpevole. Se avessi saputo che questa era una possibile conseguenza, mi chiedo se avrei avuto lo stesso ruolo. Allora pensavo che stavamo creando un mondo più libero, in cui i giovani come me potevano fare cose importanti con i piccoli computer. E poi con l'avvento di Internet mi dissi che meraviglia, potremmo comunicare più facilmente con il resto del mondo, senza restrizioni, senza il controllo del governo. Ora ci ritroviamo in una situazione in cui tutta questa tecnologia e Internet vengono usati per controllarci più che mai. No, è il contrario di ciò che volevamo creare. Mi oppongo e mi sento male.